Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questa prima puntata della serie Terzisti. Oggi sono qui da solo perché praticamente non c'è la connessione per stare su Discord. Comunque siamo qui con tutta questa gente qua, come potete vedere. C'è Reg, Simo, Eric, MT Games 12, Fabio Fazzi e poi c'è anche Grego e Samuele, che Grego sta giù concimando il 17, ora va al 25. E Samu sta andando a prendere come si chiama? Lama per spingere al biogas, allo store che gli ho appena comprato. Allora, si parte, non so quale campo è da fare per primo, per cui ci guardiamo. Allora, vediamo un po'. Mais, c'è il 6. Allora, Fabio senza niente, eh? Allora, boh, vediamo di prendere un mezzo nuovo, dai. Prendiamo. Beh, questo fa un po' ridere, però va bene. Prendiamo questo. Lo prendiamo tutto bianco. No, tutto bianco no, prendiamolo così. E lo attacchiamo sotto si Ferguson. No, a parte. bisogna dare un carro a Simo. Perché Simo cosa? Ah, ha questo. Giusto, facciamo cambio, che almeno è contento Simo. A quello non gli piace. Ho veramente scritto store così. Allora andiamo tutti quanti al 6. Lui si va a prendere il carro, che non sa manco lui forse dove è lo store. Non lo so. E questi campi qua stanno ancora crescendo. Non, nel caso non abbiate visto il video, basta cercare serie fan sul canale, vi esce il video tra i più recenti in teoria. Questo qui dove sta andando con la lama? Chi è? MF Eric. Là in alto vedete qui, ora sì che la cosa torna utile. A quanto pare lagga. Sì ragazzi, perché come vi ho detto la connessione non è al massimo e quindi non riesco a fare più di tanto ora. Vediamo un attimino. A parte che sono rimasti tutti a farlo, quindi non è che funziona. Vediamo un attimino se si sistema, perché sennò è un po' un casino. Adesso, anzi, mi fermo un attimo qua e cerchiamo di sistemare. Ok ragazzi, rieccoci tornati. Scusate se sta succedendo qualche casino. Il lag sembrerebbero essersi. Non è che sembrerebbero essersi sistemati. Questo video l'ho registrato invece giovedì, l'altro giorno per la serie fan. E quindi un altro giorno non ci sono più di lag. Ne siamo un po' di meno, siamo solo io, Samu, Grego e Aleriga. Che nessuno di questi sentirete perché sto laggando un casino e quindi non si sentono, però loro sentono me quando parlo. Quindi loro sentiranno quello che dico io, noi non sentiremo quello che dicono loro. Ok, non mi sentono più come non detto, perfetto. Fa niente. Allora, stiamo trinciando. Qui c'è ancora l'affare. Non so cosa farci. La connessione più o meno va bene, più o meno. Finché, ecco, infatti, comincia a crashare. Cercheremo di fare quanto più possibile per portarvi questa puntata che ho registrato in praticamente 4 giorni. No, 4 giorni no, 2-3 giorni però. Noi siamo DT6 e c'è gente, cioè siamo in trincea con 720. C'è qui Grego con la trincia, che a quanto pare non sta usando la GPS. E c'è Aleriga sul, dov'è? Massive Ferguson 7720, 7719. E quindi niente. Adesso magari se mai dopo proviamo a farti spiegare. Adesso io sto registrando qui. Però abbiamo dei problemi. Eccolo qua. No. Andiamo a parlare ora. Ma ora sento anche voi. Terzisti? No, serie Oh. normale. Serie fan. Vado.
Volevo chiamarmi, scusami. No, no, niente, ma avete già... Stiamo registrando adesso. Esatto, quindi. Posso entrare? Sì, sì. Certo. Grazie. Da 2 minuti a... Ah, sono pieno, Grego, sono pieno, sono pieno. Non arriva nessuna. Eh? Al massimo. No. Guarda Grego lì. Allora. Come scarica? Dai, ancora. Cioè, ragazzi... Pistarci sotto alla fine. Boh, io non si sto capendo niente, però fa niente. Dirigea. Che vale questo? Dai, Grego, cammina! Su che io c'ho fretta. Levi fa lo svelto. Volevo proprio farlo, come hai visto. Adesso ti riprendo. Sì. Con le traiettorie marguttiane. Marguttiane. Dove contro le auto. Ecco, io di nuovo ho sbagliato strada. Porca miseria. Vuoi tagliare proprio il campo? Dopo. Meglio di no. Cosa raccontiamo di bello? Che andiamo contro gli alberi. Ciao a tutti, vi salutano qua. Non riesco più a capire niente. Sto cercando di capire se io sento gli altri, se loro sentono me. Cioè, vabbè. Io ti sento. No, io ti sento. Ah, a posto. Allora loro mi sentono, io più o meno sento loro. E quindi. Then una cosa. Tanto c'è, gli dice impossibile stare perché una connessione. Multiplayer, no? Però la mia linea va bene. No. Non è che tu non c'è capito. Ben, io ho provato ad entrare anche in altri server oggi. E anche me l'ha fatto anche con altri. Ma guarda che a me. Certo. A noi c'è altri qui. Io non so cosa posso fare. Prima sono entrato in un server e andava. Io so cosa dire. Non, cioè, non so cosa dirti, sinceramente. Sì, hola. È colpa della connessione. Sì, sarà colpa poi di qualcosa, perché boh. Non so cosa dirti, sinceramente. Perché la mia connessione, se entra un po' di gente, un po' no, non penso sia colpa della mia connessione. Grazie, Greg. Quindi boh. Comunque. Ah, aiuto. Prima, ragazzi, mi sono capottato lì dentro. Ci avevo messo 3 trattori per cercare di uscirne. Dentro quel fiume. Da quel ponte lì. Comunque, una cosa che mi piace giocare ostando le partite è che è come giocare praticamente in single player. Tipo, i movimenti dello sterzo istantanei. Cioè, non è di lag. Anche se hai, no, come me, di solito il ping sui 20-30, così. Non... Cioè, c'è sempre quel poco di differenza. Qui è le ruote che sono proprio, come si dice, immediate a muoversi. È molto bello, mi piace giocare così. Girano fluido. Trinciatore, dove che si... Ecco, una cosa che io mi domando, tipo, Grego, chiunque sia qui dentro Veneto, perché alcuni scrivono Z con la X e alcuni con la Z? Mi sa che ora loro sentono noi, me, ma io non sento loro. Per cui scriveranno, vero? A posto, non ha neanche capito pure lui, siamo a cavallo. Allora, adesso ci sarebbe da andare a rankare T5 dal campo numero 25, così facciamo anche rima, perché dovrebbe aver finito di concimare. Qua magari, qui c'è un Valtra. Ah, forse deve andare giù in trincea, ma siamo pochi stasera. C'è questo problema, boh, dovrei provare a chiudere e riaprire, a quanto pare. Non lo so.
Mi è arrivato anche a me uno. Ah, ok, sono già qui, quindi io vado a togliere subito il T5. Guardiamo un attimino se ha finito tutto. Sì, ha fatto tutto. Perfetto, il 10 non è tutto fatto, ma fa niente. Poi il T5 cambia modo di scrivere. Il T5 lo infiliamo sotto quel capanno, tanto là sono ancora al 62%. Vedete il bello di avere anche la glance che dici ok, sei al 66%, sei al 70%. Abbiamo un attimino il tempo di sbrigare, cioè di sbrigare le cose con calma. A Padova, Grego, tu come lo scrivi? Perché? Qua un altro che mi scrive che ha l'impossibilità di connettersi. Quindi, poi non so neanche cosa dire. No, ho chiuso il timer. Ah, ok, no, si può tenere aperto. Sì. E dai, passa! Tra crashare, c'è tanti di quegli sound di notifiche che non ne avete un'idea stasera. No, silenzioso. Adesso durdun dal computer. Ehi, sono 53, non è vero, 10 centimetri. Beh, perlomeno gli altri non laggano, quindi ancora scrivere, io scrivere. Se loro mi sentissero saremmo a poppe. Se ci sentissimo tutti sarebbe ancora meglio. Però già loro mi sentono e io non sento loro, va già bene, non laggano, è a posto. Se adesso non ci fosse neanche questo problema, che non si capisce che problema sia, non credo sia un problema mio. Boh. Magari è un problema di porta del router, può essere. Teoricamente io non posso aprire porte del router perché ho una connessione buonissima che non te lo permette. Però se contatto l'assistenza tecnica, loro dovrebbero potermela aprire da remoto, diciamo. Quindi forse sarebbe una bella cosa farmi aprire quelle due o tre porte che mi interessano per il router. Poi boh. Qui, no, ora sono dentro. Perché questi qui sono i sound di gente che entra e che esce, non di io che entro e crash. Dai, che sto campo è quasi qui. Che brutte texture, va già bene che era da tanto che non le vedevo. Come fai a trinciare? Cioè, brutte no, ma. Come fai a trinciare il mais? Il mais giallo. Io penso che non l'abbia mai trinciato nessuno in tutta la vita il mais giallo. Però 80%, andiamo un po' avanti. Il bello è che qui vedi il play in dinamico, che sul multiplayer, cioè io penso che noi nel ciao. Noi nel 17 penso che non ve l'abbia mai fatto vedere io il play in dinamico. Perché il multiplayer non si torna, è pieno. Il multiplayer non funziona, invece qua funziona. Grego che cerca di fare un metro col Valtra, ma adesso arriverà. Aspetta che prima che sbaglio strada prendo subito quella giusta. Ok, mi sa che ora sono crashato. Beh, perfetto ragazzi. Dai, di nuovo, metti a 33, là, no, 53. No, non voglio la musica, voglio spegnere l'ampeggiante. Forse la gearbox di qui mette in folle, sai quanto? Cioè, arrivi praticamente fino in farm a gratis. Senza consumare niente, metti in folle. Già se così va a 54 significa che senza andrebbe tipo a 70, 80, forse anche 100. Non mi sentono più, amen. Non ci posso fare niente, anzi mi disconno e mi chiudo anche di sentire turdo 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 turdo, continui. E via. Sì, come vedete abbiamo 17 milioni e 20 mila euro. Volendo io potrei anche fare in modo di toglierli tutti quanti, potrei rimanere con 20 mila euro. Ditemi se volete lo faccio anche con questi mezzi, 20 mila euro. E poi ci cominciamo a guadagnarceli per conto nostro. Per me non sarebbe assolutamente un problema questi campi, questi mezzi, e siamo a posto. Solo che il problema sarebbe nel caso volessimo fare le cose un pochino più belle, ci annoiamo, ok, prendiamo un trattore da 150 cavalli e ci dura un mese magari. Ci stufiamo, ne vogliamo prendere uno da 250, che ne so, facendo le cose con calma possiamo farlo, perché adesso siamo a 17 milioni e 20 mila. Io potrei benissimo fare le cose con calma. Guarda Samu come si infila. Io fare tromarcia con sto rallato. Poi col mezzo che scappa.
catta così con la gearbox è molto più facile, senza un pochino più difficile. Siamo confermati. A parte che lui non ci sente, quindi è buono. Un pochino più veloce. Piano piano, piano piano, piano piano, piano piano. Ok, ora mi picchia dentro, mi fa sbagliare tutto, eh. Sono io che a guardare lui se mi picchia dentro. Ho sbagliato. Ok, si vuole infilare lì, mi sa che per farmi scaricare, boh, gli scarico qua. Boh, non dice niente, penso di sì. Gorbo, così mi gusta. Adesso, allora sta a posto. Ma sono l'unico, guarda Grego che va a fare hard trial col Valtra. Qua ci sono 10 mezzi da portare su praticamente, sono tutti qua. I carri. sarebbe da fare una cosa che faccio io. Dov'è il master di quello piccolo? Eccolo qua. Ci stacchiamo questa zavorra che la diamo a Grego. Che lui... Ok, no, ce l'ha la zavorra. Boh, questa qui non serve comunque. La metto qua. Perché sotto trattore se metti una zavorra da 15 quintali va giù il trattore. È diverso. Però vabbè. Guarda a mettere il massey. Ancora, ma per portare un rallato. No, forse non è un rallato. Però per portare un carro, il massey. Ce n'ha d'avanzo di quello che c'ha lui. Allora, accostiamo un po' tutti i mezzi qua, in modo che si fanno, salve, fanno le cose fatte bene, lasciandoli magari con la copertura aperta, tanto non vuol dire. Cosa cavolo sta combinando? Stacca la zavorra, pensa che mi serve la zavorra, mi sa. Mi sa che pensa che mi serve la zavorra. Andiamo ad attaccare sul massey, che sennò poi ce la dimentichiamo qua quando ci serve qui al biogas. Buona, stasera alla fine fans non ce ne sono. Boh, non lo so, vedrò un pochino cosa riesco a combinare, a sistemare, a fare qualcosa. Perché magari è un problema mio. Devo chiudere e riaprire il server, non lo so. Ok. Qua sta a posto, il T6 me lo prendo io. E niente ragazzi, direi che per questa prima puntata può essere tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan. Gli altri adesso un attimino che scrivono co Grego. Grego che scrive co Samu e tutti quanti quelli ai quei tempi vi furono graditi, cioè anche alle righe che è andato a mangiare. È tutto, ciao a tutti.